sono uno dei collaboratori dei registi, c'è scritto direttore della fotografia, ma probabilmente mi sento molto più operatore di macchina che direttore della fotografia perché metto talmente poche luci che. Quello che ci interessava e che interessa lui era comunque lavorare sempre con un minimo di luce, senza esagerare. Apparire piano piano in alcune Come dei flash zone. di luce. Quella era molto chiara, questo sarà molto nera. Lo schizzoscopo è un artificio ottico che permette di inclinare l'obiettivo e praticamente di ruotarlo durante la ripresa. Questo è stato molto utile per entrare nella roccia. Immediatamente c'è stata una consonanza di vedute su alcuni elementi chiave che riguardavano lo status fiabesco della messa in scena. Un esempio su tutti, le scene girate nel bosco, di notte. Abbiamo concordato che fossero degli effetti notte. Azione! È un effetto notte mediato da una visione così di fantasia. Con Luca Bigazzi si realizza per noi quello che è un desiderio profondo, fondamentalmente di incontrare una persona più brava di te, più esperta di te, però disposta a mettersi in gioco. Sì, volendo puoi fare anche una stretta qui, là, lì, che viene fuori, quella stretta che là. Vabbè, poi la butti, però sì. Come quella del controluce. Mamma mia, Vai, mamma mia, ragazzi, no, ma veramente tu, cioè questi sono i dettagli che ti dicono proprio la miserabile umana. Sì, Una volta. Vabbè, ho dato una bella idea. Finito. Queste settimane passate con lui sono state un'esperienza per noi di grande, grande, grande Questa vita è molto bella. Mi è sembrato veramente che il rapporto dialettico Quinta per la fra Fabio telata? Antonio sia realmente dialettico. No, possiamo mettermi dallo sfocatissimo, farlo apparire. Sì, E la fallo. cosa che ricorderò alla fine di più di questo film è questo meraviglioso confronto dialettico su ogni inquadratura che ha portato a qualcosa di diverso. Giulia e con Gaetano, Luca ha avuto un rapporto, devo dire, straordinario, a tratti commovente. E penso che il film rifletta questo, il grande amore, la grande sintonia che c'è stata tra lui e questi giovani attori che si ritrovano di fronte alla macchina da presa. I film non sono dei direttori della fotografia, i film sono dei registi e sono innanzitutto degli attori.